Per me il 2017 è iniziato il 5 gennaio, il giorno in cui all'improvviso è scomparso Tullio De Mauro. Di De Mauro sono state dette tante cose, giustamente è stata ricordata le sue straordinarie qualità umane, è stata ricordata la sua grande capacità di maestro e di formatore, la sua altissima caratura di studioso, uno studioso che ha radicalmente modificato, rivoluzionato il modo di intendere gli studi sulla lingua, non più soltanto la lingua letteraria, la lingua colta, ma la lingua quotidiana, la lingua per dire delle bollette dell'Enel, la lingua della burocrazia, il linguaggio militare, il linguaggio dei giornali, il linguaggio della televisione. Ma io di De Mauro vorrei ricordare la sua straordinaria capacità di partire dagli studi specialistici, anzi dall'elevatissima qualità dei suoi studi specialistici, di andare oltre, raggiungendo un orizzonte molto più ampio. Da qui nasce il suo impegno culturale, il suo essere forse uno dei più grandi intellettuali civili del nostro Novecento, cioè cercare di costruire una visione complessiva del rapporto tra gli individui, la conoscenza e la società, lavorando e impegnandosi con grande generosità sui temi della scuola, che forse sono il punto d'incontro tra gli studi sulle capacità linguistiche e la crescita culturale del paese. Per questo De Mauro credo che vada ricordato e credo che tutti ci si debba impegnare per mantenere alto il ricordo del suo magistero.